scelto un professore dell'Istituto Tecnico Industriale del capoluogo sannita tra i 50 finalisti di un prestigioso premio internazionale organizzato in collaborazione con l'UNESCO. Il docente sannita è l'unico italiano in lizza e potrebbe vincere $1 milione e il titolo di miglior docente del mondo. Vediamo il servizio. Carlo Mazzone di Ceppaloni nel Sannio è l'unico docente italiano inserito nella rosa dei 50 finalisti del Global Teacher Prize 2020 della Wacky Foundation, organizzato per il sesto anno in collaborazione con l'UNESCO. Il vincitore riceverà un premio da $1 milione. Mazzone, docente di tecnologie dell'informazione e della comunicazione informatica all'Istituto Tecnico Lucarelli di Benevento, è stato inserito nella classifica dei migliori 50, battendo la concorrenza di 12.000 candidati di 140 nazioni, grazie alla segnalazione dei suoi colleghi dell'Istituto Industriale Sannita e agli importanti risultati conseguiti nelle competizioni internazionali in cui ha guidato i suoi studenti. Mi sento un docente tra i docenti, ho piacere di questo riconoscimento, ovviamente innanzitutto per la scuola italiana, ma per accendere un faro di positività e di bellezza su quella che sono le energie eccezionali della nostra scuola pubblica, ma semplicemente questo, no? Io credo che sia un'eccezionale possibilità per, soprattutto in questo momento molto critico, per dare una mano e per unirci tutti insieme per ottenere veramente qualcosa di positivo. Per Mazzone sono stati tanti gli elogi e complimenti arrivati dalle istituzioni sannite, non solo. Ovviamente è un orgoglio assoluto, io la ringrazio, la ministra, le ho anche risposto privatamente ringraziandola per quello che ha fatto e quello che sicuramente continuerà a fare per la scuola pubblica italiana. È una grande soddisfazione, sicuramente è un orgoglio mio e diciamo che si estende un po' anche a tutta la mia scuola, al territorio.